Andrea Bassi, tra il Monte Cantieri e il Cimone. Salve Andrea, ciao. Ciao. Come è nata l'idea di questo video? Ma l'idea è nata mettendo insieme un po' tutto il materiale che avevo, che ho raccolto nell'ultimo anno, e mi piaceva l'idea di proporre a questo festival, e così nato un po' come gioco, cioè non è stato, anche perché l'ho fatto in pochi giorni, che ho avuto poco tempo. E l'idea di condividerlo? Ma io ho già un mio canale su YouTube, dunque ho già molto mio materiale che mi piace metterlo a disposizione, insomma, tra amici, così. E condividerlo perché mi piace far vedere anche gli altri tutti i posti e le cose che facciamo insieme qua in Appennino. E hai degli amici anche fuori dall'Appennino? Beh sì, io non vivo qui in Appennino, vivo giù in pianura, però praticamente tutti i weekend siamo su, o per andare a piedi, in bicicletta, o quando c'è la neve, andare con la neve, siamo spesso su in Appennino. Infatti abbiamo visto che nel video ci sono moltissimi punti di vista del Frignano, ci sono le passeggiate con i bambini e ci sono invece delle cose fatte sulla neve in modo abbastanza originale. Che telecamera avevi? No, è stato un esperimento che però secondo me è venuto bene. Avevo una piccola telecamera portatile che l'avevo installata. Si vedono gli alieni. Non si vedono gli alieni. L'avevo installata su una racchetta da sci e ho fatto questo esperimento, e grazie comunque alla giornata che c'è stata, la neve che c'era, secondo me è venuto un buon risultato. Che poi la stessa che uso anche in bicicletta, stessa telecamerina portatile. Cosa pensi dei video amatoriali che potrebbero essere utilizzati anche dalle istituzioni del territorio come promozione turistica? Bah, secondo me come idea è molto valida, anche perché non credo che ci sia un modo migliore per far vedere le cose che, o di persona o comunque in video. E secondo me ci sono molti posti che nessuno conosce e ce ne sono ancora tanti da scoprire. Infatti io quasi tutti i weekend cerco comunque posti nuovi da andare a vedere, o con loro a piedi o in bicicletta o o in quad. Quad nei sentieri, sì. Quindi questo è il tuo punto di vista, questo è il punto di vista di Andrea Bassi, che vede il Frignano in questo modo e lo fa vedere agli altri come lo vede lui. I tuoi amici hanno delle preferenze sui tuoi video? Ce ne sono alcuni che preferiscono, alcuni che la vedono in una maniera diversa, vorrebbero vedere qualcos'altro anche? Ma non lo so, molti si lamentano perché gli faccio vedere sempre solo della montagna, però a me piace questo, quindi non ho altre cose da fargli da mostrare, però no, poi comunque siamo sempre in compagnia, quindi o io o altri ce la prendiamo dietro sempre comunque la macchina fotografica o la telecamera, perché a volte veramente si vedono posti che poi dopo chiaramente le immagini non rendono come vederli di persona. Però rende l'idea dell'atmosfera, rende l'idea del tuo divertimento a tratti e del tuo relax in altri. Sì, quello sì, cioè il relax soprattutto. Il relax soprattutto in queste zone. Quindi ci si rilassa in Frignano?